grande la preghiera che noi premettiamo lì nella stanzetta che sta di fronte, prima di venire qui. Il Signore ci ha fatto intendere una parola sull'amicizia, ci ha ricordato alcuni testi, un testo del Vecchio Testamento dove dice: chi ha trovato un amico ha trovato un tesoro, e l'altro testo che ci illumina: non tutti gli amici sono veri amici, ci sono amici di nome e amici di fatto. Per cui discernimento, oculatezza nel discernere la vera dalla fittizia amicizia. E poi c'è un altro testo del Nuovo Testamento, quello di Gesù: io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre lo faccio conoscere a voi. Forse il Signore ha voluto indicarci attraverso questi testi che l'amicizia è un grande bene, un grande tesoro che noi dobbiamo custodire. C'è un'amicizia con Dio e un'amicizia con gli uomini. Entrambe queste amicizie sono buone. C'è invece un'amicizia cattiva, là dove il Signore dice: chi vuole essere nemico di questo mondo è nemico di Dio. Per cui c'è un'amicizia cattiva che evide l'amicizia buona, qual è l'amicizia con Dio. Ecco, per un momento focalizziamo questo argomento portato alla ribalta dal Signore stesso durante la preghiera, perché voi sapete bene che non scegliamo noi l'argomento della catechesi, quella che premettiamo alla preghiera, ma è il Signore che dà delle indicazioni, e su queste indicazioni noi parliamo, facciamo cioè didascalia nello spirito. Ed anche il tema poi ci introduce nella preghiera. E allora focalizziamo un momento questo amore di amicizia che esiste tra noi e Dio. È qualche cosa di meraviglioso, una cosa inaudita, che Dio, così grande, un Dio onnipotente, onnisciente, un Dio di infinita santità, stringa vera amicizia con l'uomo, che pure è così debole, così fragile, così povero, così peccatore. Non si degrada il Signore nel stringere amicizia con noi? Ecco una prima domanda. Non si deprime l'uomo nel subire l'amicizia di un Dio così grande e così santo? Certamente l'amicizia avviene tra due persone uguali. Ebbene, proprio questo ha fatto il Signore. Dite bene che l'amicizia o trova uguali o fa uguali. Non c'è amicizia tra due persone disuguali. Ecco perché quando il Signore fa amicizia con l'uomo,
Siccome lui è molto più in alto dell'uomo, scende al grado dell'uomo. E siccome lui ama l'uomo, lo porta giù al grado suo. Ecco il portento dell'amicizia di Dio. Lo fa discendere fino all'uomo e fa portare l'uomo fino al suo grado, fino alla sua altezza, in modo che ci sia una uguaglianza tra Dio e l'uomo, tra i due amici. Non ci può essere disuguaglianza. Abisso dell'amore di Dio. Chi glielo fa fare al Signore? E siccome l'amore di amicizia è un amore gratuito, non è un amore interessato, neanche un amore di istinto, passionale, non c'entra l'eros, ma è un'amicizia di scelta. Dio liberamente ha scelto l'uomo tra tutte le creature possibili. Lo ha fatto poco meno degli angeli. Anzi, dice il testo originale, lo hai fatto Elohim, Dio, poco meno di Elohim, perché Elohim ce n'è uno, lo hai fatto poco meno di Dio. Dio così sceglie l'uomo come amico. E quando l'uomo tradisce l'amicizia con Dio, Dio non rinuncia all'amico, lo redime, per cui la redenzione, la incarnazione del Verbo è opera dell'amicizia di Dio. Dio per ristabilire l'amicizia rotta con l'uomo, manda il suo figlio, il quale si immola per noi, per ristabilire l'amicizia e per garantirsi, vedete un po', per garantirsi da un altro tradimento che l'uomo potrebbe fare, cosa ha fatto questo buon Dio? Ha messo niente di meno che l'amore stesso dentro di noi, ha messo lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, quella che congiunge padre e figlio, l'ha messo dentro di noi, per cui dimora dentro di noi e diventa, come diceva la Madonna a Belpasso qualche giorno fa, lo Spirito Santo diventa il Paraclito e spiegava la Madonna, cioè il compagno del vostro cammino. Anche questo senso ha la parola Paraclito, il compagno del nostro cammino, colui che ci accompagna e ci garantisce l'amicizia con il Signore. Vedete quanto il Signore ha fatto per garantire questa amicizia, per tenerci i suoi amici. Gesù diceva, io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Voi siete i miei amici. Ed io vi rivelo tutto quello che mio padre mi dice. Tutto quello che so, ve lo dico. Ecco un'altra nota dell'amicizia. Non ci sono segreti tra amici. Tra amici si dice tutto, per cui con l'uguaglianza, per cui ci si dà del tu, tant'è vero che noi chiamiamo il Signore col tu, non diciamo di lei al Signore, quest'angelo Fusco faceva quando voleva un po' fare una commedia,
così alla televisione e al teatro, chiamava direi Dio, ma noi chiamiamo Dio qualche volta con voi, ma nell'intimità chiami il tuo a Dio, come Dio dà il tuo a noi. Dunque c'è un'uguaglianza, ma oltre all'uguaglianza c'è questa caratteristica, che Dio ci dice tutto, e noi diciamo tutto a Dio. Ci dice tutto, ecco la rivelazione. Perché Dio si rivela? Perché Dio scrive attraverso gli agiografi tutto quello che è ed ha e vuol fare? Perché Dio rivela i suoi progetti all'uomo? Appunto perché l'uomo è suo amico. Tutta la rivelazione si spiega da questo fatto, che Dio è amico nostro e ci dice tutto di te, non ci vuole nascondere nulla di te. È chiaro che non possiamo comprendere tutto di Dio, ecco perché tutto è graduale. E ricordate quello che fece Gesù, ecco, io vi manderò il mio spirito, che è spirito di verità. Egli vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Adesso non potete comprendere tutto, non ce la farete a comprendere tutto, eppure io voglio rivelarvi tutto, però quando verrà lo spirito di verità che io vi manderò, egli vi darà tutta la verità, tutta la mia verità, perché egli prende del mio e ve lo annuncia. Già nel Vecchio Testamento il Signore, quando tratta con gli amici, rivela tutto. C'è un bel testo di Abramo, in Genesi, Dio decide di distruggere Sodoma e Gomorra. E allora Dio parla, le tre persone vengono introdotte come in un colloquio. E Dio dice a se stesso, ma vi pare giusto che noi distruggiamo Sodoma e Gomorra e non diciamo niente di questo progetto che abbiamo al nostro amico Abramo? Ma non è giusto, non è conveniente, è giusto che glielo diciamo. Ed è così che Dio scende e ne parla ad Abramo, fa questa confidenza ad Abramo, perché Abramo è il suo amico. E un altro testo dei profeti dice che Dio fa qualche cosa senza prima rivelarlo ai suoi amici, i profeti, no. Tutto quello che Dio vuole fare, prima lo rivela ai suoi amici, ai profeti, ne parla con loro, perché sono amici. Ecco perché Gesù dice, tutto quello che io ho udito dal Padre mio, ve lo faccio conoscere, perché voi siete i miei amici. Qui Gesù ci fa la scelta dell'amicizia, ecco qua, quello che diceva a principio, non è dettata l'amicizia da una inclinazione, come può succedere tra di noi. Ci può essere un'amicizia carnale, ci può essere un'amicizia di simpatia. Dio non ha questo grado di amicizia, Dio ha un'amicizia di volontà libera, sceglie quelli che vuole come suoi amici, così anche la nostra amicizia, è un'amicizia di libera scelta. Noi siamo stati scelti da Dio, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Noi siamo gli amici che Dio si è scelto e dobbiamo essere grati al Signore. Ma quale merito avevo? Ma noi non abbiamo meriti per essere scelti da Dio. Dio sceglie chi vuole, tante volte sceglie i più umili, sceglie i più miserabili,
Anzi, questa è nello stile di Dio. Ricordate quello che dice il Signore Gesù, esultando nello Spirito Santo: Padre, ti ringrazio e ti benedico, perché hai nascosto queste cose ai grandi, ai sapienti, ai dottori di questo mondo, e le hai rivelate ai piccoli, perché così è piaciuto a te. Ecco, Dio sceglie gli amici che vuole e li sceglie tra i più miserabili. Sono i miseri, gli umili, i privilegiati di Dio. Dice un testo di Michea: su chi poserò lo sguardo? Sull'umile, sul contrito di cuore, sul povero poso il mio sguardo di amore e lo scelgo. Perché il Signore scelse Maria, la più grande sua amica? Perché era la più povera di tutte le creature. Egli ha guardato l'umiltà della sua serva e mi ha scelta. Ecco perché tutte le generazioni mi chiameranno beata. Egli ha guardato, c'è lo sguardo di Dio, tra tutte le creature si è posato su di me. Ed è diventata l'amica di Dio, la prediletta di Dio, Miriam, l'amata da Dio. Noi siamo gli amici di Dio. Basterebbe questa sola verità per renderci sommamente gioiosi. Quando non possiamo contare sugli amici della terra, abbiamo un amico potente, che è Dio. E se noi coltiviamo questa amicizia con Dio, Dio che è fedele, non ci tradirà. E dove lui, saremo anche noi. Ecco la terza nota dell'amicizia. Gli amici vogliono stare sempre insieme. Anche nelle cose umane questo succede. Due fidanzati si amano. C'è un amore reciproco. Vogliono stare sempre insieme. Due amici si amano, vogliono stare sempre insieme. Si spartono a notte, ecco, si dividono la notte, per dire che vogliono stare sempre insieme. E così fa Dio con noi. E allora dirgli: come facciamo per stare insieme? E allora dice così: quando siamo due amici, e allora tu vieni a casa mia e io vengo a casa tua. Io vengo a casa tua un giorno, tu vieni a casa mia, ma insieme ci dobbiamo stare sempre. Oggi mangi tu da me, stasera mangio io da te, domani tu da me e poi domani io da te, perché dobbiamo mangiare insieme, stare insieme, non possiamo stare divisi. Questa è la vera amicizia. E così fa Dio con noi. Dio che cosa fa? Vuole stare con noi. E allora che cosa ha fatto per stare con noi? Ha fatto il più grande miracolo, l'incarnazione. L'incarnazione è il miracolo dei miracoli. È l'opera più grande di Dio, superiore alla creazione. Cosa ha fatto il buon Dio? Voglio stare con voi. E allora il figlio di Dio, che ha con sé il Padre e ha con sé lo Spirito, si fa uomo. E si incarna, cioè prende tutti noi in sé e noi siamo il suo corpo. Vedete un po' che roba è. Diventiamo il corpo di Dio, il corpo di Dio. Più vicinanza non ci può essere. Anche nell'amicizia tra gli uomini non si diventa mai il corpo dell'amico, sì, ci può essere congiunzione di corpo, ma non ci può essere il corpo stabile, invece noi siamo il corpo di Dio, il corpo di Cristo, il corpo dello Spirito. Dio abita con noi. Dio abita nel corpo mistico ed abita in ciascuno di noi. Non sapete che voi siete il tempio di Dio, la dimora di Dio, che Dio abita nei nostri corpi mortali.
Noi siamo le membra di Dio. Ed è cosa pure bella quando questa amicizia si estende a noi, che noi diventiamo membri gli uni degli altri. Di questo ancora non abbiamo parlato, forse non avremo il tempo, perché sull'amicizia di Dio si stampa la nostra amicizia, che Dio vuole che noi abbiamo. Comunque l'amico vuole stare con l'amico, e allora cosa fa Dio? Prima Dio sta con noi, finché siamo pellegrini in questo mondo, e poi lui si porta con sé. Per cui la morte è un dono di Dio, è un andare nella casa del Padre. E la morte, che è la cosa più tremenda per noi, che noi tanto temiamo, perde tutto il suo mordente di cattiveria come noi la immaginiamo, diventa l'amica che ci porta a Dio, e attraverso la morte che noi andiamo a Dio, e quando noi moriamo, che gioia quella del Padre, ci troveremo davanti il Padre, il Figlio, lo Spirito, ci troveremo la Madonna e gli angeli che ci accolgono nella casa del Padre. Diceva Gesù: io ho pregato il Padre, io vado avanti adesso, vado avanti per trovarvi il posto, in modo che dove sono io siate anche voi. Per cui dove è Dio, poi un giorno saremo tutti. Ecco il motivo del paradiso. Il motivo del paradiso non è tanto un premio che si dà a noi per le buone opere, no. È un modo inventato dal Signore per stare con Lui per sempre, nella sua gioia, nella sua felicità, a godere con Lui, a mangiare bene con Lui il vino che inebria. Ecco, io non berrò più di questo succo della vite fino al momento in cui lo berrò nella casa del Padre mio. È il vino della felicità. Questa è l'amicizia che Dio ha fatto con noi, e queste sono le note dell'amicizia, che dobbiamo anche ritrovare nell'amicizia tra di noi, perché l'amicizia di Dio non è un'amicizia chiusa, è un'amicizia aperta, e Dio vuole che noi siamo amici tra di noi, vuole che noi ci amiamo nello stesso amore con cui Dio ci ha amato e con cui noi amiamo Dio. Come Dio ha amato noi, così vuole che noi ci amiamo tra di noi. E siamo tra di noi una cosa sola, come Lui è una cosa sola con noi. Di qui l'amicizia nostra, che è una meta da raggiungere, da attuare giorno per giorno. Tante volte noi guardiamo con uno sguardo corto all'amicizia. Guardiamo con sospetto all'amicizia. E alle volte diamo una dimensione troppo umana all'amicizia, quasi che l'amicizia con una persona ci privi dell'amicizia che io possa avere con quella persona. L'amicizia divina, l'amicizia cristiana, è un'amicizia aperta a tutti, è un'amicizia cioè a largo raggio, che ha un unico fondamento, la volontà di Dio. Quando noi rimaniamo nella volontà di Dio, allora noi siamo amici tra di noi. E nell'amore di amicizia, siccome si tratta di amore, di carità, non c'è mai basta. Io non amo sufficientemente il mio fratello, il mio amico, quanto Dio vuole che lo ami. Io amando di un amore di amicizia il fratello e la sorella, resto sempre al di sotto di quello amore che Dio vuole che io porti, sempre al di sotto. Difatti, cosa dice la scrittura? Se
Qualcuno non ami il suo fratello come lo ha amato Cristo, non è degno di Cristo. E che Cristo ha amato noi fino a dare la sua vita per noi, anche noi dobbiamo essere disposti a dare la vita per i fratelli. La vera amicizia comporta questo, che dobbiamo essere disposti a morire per il fratello. E chi arriva a morire per il fratello? Nessuno, nella linea ordinaria. Eppure questo vuole il Signore, perché questo è consacrato nelle scritture. Ecco l'amore di amicizia, che deve essere come quello che ci è stato dato da Dio, come Dio ha amato noi, così noi dobbiamo amare i propri fratelli. E come Dio ci ha fatto amico nostro e noi siamo diventati amici di Dio, così restando nella stessa volontà di Dio, dobbiamo amarci gli uni gli altri se ci ritroviamo tutti nella volontà del Padre. Quell'amicizia che esiste tra noi e Dio deve coesistere tra noi e quelli che sono in Dio. E allora, fratelli, scusi, mi sarebbe molto lungo, amiamoci con sincerità, di amore sincero, tenero, leale, come dice San Pietro, di un amore che parte dalla mente, scende al cuore, sale alla bocca e si estende nelle mani. C'è un amore che ci prende totalmente. Questa è la vera amicizia. Conservando però l'unico fondamento, che è quello della volontà di Dio. Tutti quelli che si ritrovano nella stessa volontà di Dio, si ritrovano nello stesso amore di Dio. Ed è nell'amore di Dio che si diventi amici gli uni degli altri. Questa è la vera amicizia di cui parlano le scritture. Chi ha trovato un amico ha trovato un tesoro. Questa è l'amicizia di cui parla il Siracide, c'è il vero amico e c'è il falso amico. Non c'è un amico di interesse, in mezzo a noi non ci può essere. Ma la nostra amicizia è fondata in Dio e da tutti i connotati dell'amicizia divina. Lodiamo il Signore, benediciamo il Signore che si è fatto amico nostro e cerchiamo di essere amici tra di noi, ma amici veri, non amici a metà. E non dobbiamo avere gelosia gli uni degli altri. Perché questa non è amicizia. E non dobbiamo essere così addolorati quando vediamo uno che ama il fratello. Anzi, dobbiamo godere quando vediamo un fratello che ama un fratello, dobbiamo godere. Quando dimostra questo amore vero, quello di Dio, dobbiamo godere. Perché è il Signore che in quel momento congiunge queste due persone. È chiaro che non può essere un amore chiuso, ma un amore aperto. Magari tutti ci amassimo teneramente, sinceramente, lealmente, magari tutti ci spartissimo il sonno, magari tutti avessimo tanto amore da voler restare sempre insieme. Questo si avvererà soltanto in cielo, ma in parte possiamo realizzare il cielo qui in terra amandoci gli uni gli altri nel nostro gruppo, facendo lega, fraternità, amicizia vera tra di noi. Alleluia. Chi è amico di questo mondo non può essere amico mio, perché
non c'è nulla di comune tra me e il mondo, non ci sia niente di comune tra voi e il mondo. Me lo ripeto, chi vuole essere amico di questo mondo non può essere amico di Dio. Fermo questa lettura con un altro testo indicato dal Signore, dove si ripete lo stesso insegnamento. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio, si ricinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamatoio di cui si era cinto. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché io lo sono. Se dunque io, il Signore, il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. È parola del Signore in Giovanni. O Signore, ti ringraziamo di questi due testi, del testo di Luca 22 e del testo di Giovanni 13, dove tu ci dai questo sublime insegnamento, come bisogna essere amici. Tu sei il vero amico e ci hai dato l'esempio di come dobbiamo amarci gli uni gli altri. Come ho fatto io, così fate anche voi. E come io ho lavato voi i piedi, così anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. O Signore, tu vuoi che noi ci serviamo gli uni gli altri, nell'umiltà, nelle azioni più umili, nel perdono vicendevole, nel togliere al fratello quello che di immondo c'è nei suoi piedi, con umiltà, lavando a lui i piedi, prostrati per terra davanti a lui. O Signore Gesù, fa che come tu hai fatto, facciamo anche noi, e che reputiamo vera amicizia il lavarci i piedi gli uni gli altri e l'essere sottomessi gli uni agli altri. Grazie, o Signore Gesù. Il Signore ci invita in questo messaggio a non tradire mai l'amicizia. Chi tradisce un amico, tradisce Dio che è nell'amico e ha dato il suo amore a te attraverso il cuore e la bocca e la mano dell'amico. Il Signore vuole la fedeltà a Lui. O Signore, noi ti ringraziamo di questo avvertimento, di non tradire l'amicizia. Noi vogliamo non tradire te, che sei l'amico sincero, e neanche vogliamo tradirci tra di noi, perché tradendoci tra di noi, tradiamo te, unico vero amico, che fai amici, me e il mio fratello, me e la mia sorella. Lode e gloria a te, Signore. E lì il Signore ci esorta a dichiararci amici gli uni degli altri. Il Signore invita chi si sente lontano: io non posso fare amicizia con questi di qua. C'è qualche persona che dice:
io non possa essere amico, perché rimani sulla soglia, che dice il Signore, entra anche tu, perché anche tu sei nostro amico. E allora per darci un segno di amicizia, una volta che Dio ci ha chiamati amici, e noi ci dobbiamo credere amici, ecco, ci daremo tutti la mano dell'amicizia. E cantiamo al Signore il nostro amore, cantiamo la nostra amicizia in Lui. Non siamo più soli nella vita, siamo amici tra di noi. Ecco, leggiamo prima di cantare quest'ultimo testo. Un amico fedele è una protezione potente. Chi lo trova, trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è peso per il suo valore. Un amico fedele è un balsamo di vita. Lo troveranno quanti temono il Signore. Chi teme il Signore è costante nella sua amicizia, perché come uno è, così sarà il suo amico. È parola di Dio in Siracide 6. E adesso noi che siamo amici, teniamoci per mano e cantiamo il nostro amore.